Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Serie A Star. Io sono Claudio, come sempre vi do appuntamento a spicchi di calcio mercato. Partiamo subito con Spalletti che nella giornata di oggi, quindi di ieri, ha detto Modric può arrivare? Non lo so, bisogna sentire Ausilio, mi sembra una cosa importante, difficile, quindi anche lui non credo che nutra troppi speranze per avere questo giocatore. Nel caso non ci si riuscisse a prendere Modric, si punterebbe ancora su Rafinha. Pare che Ausilio abbia riallacciato i rapporti col Barcellona e chiederebbe sempre un prestito con diritto di riscatto, con però la sicurezza di riscattarlo a fine anno. La spalla che ci prova con Terò potrebbe essere un colpo dell'ultimo minuto, e quindi venerdì quando sarò in diretta potrebbe essere veramente un qualcosa di buono. Per la corsa a Balotelli ci sarebbe anche il Sassuolo oltre che il Bologna. Arrivata a questa indiscrezione, il club quindi di Squinzi potrebbe effettivamente comprare Balotelli, però bisogna ancora vedere. C'è ancora il Bologna, però il Sassuolo parrebbe in pole position nel caso vuol fare il colpo ad effetto. Obi ufficiale 3 anni di contratto più un quarto, quindi buon acquisto del Chievo Verona. André Silva è in prestito con diritto di riscatto a Siviglia, già passate le visite mediche. Ekdal alla Sampdoria per 2,5 milioni compresi 350.000 euro di bonus, domani le visite mediche, ormai direi praticamente fatto, un ritorno per lui visto che è stato anche nel Cagliari. Marilungo dell'Atalanta nel Milan di Padova, Ascoli e Brescia. Il giocatore lo scorso anno era in prestito allo Spezia. Il Milan e lo Sporting di Lisbona stanno lavorando o trovano un accordo per il prestito di Bacca, prestito con diritto di riscatto. Il problema è convincere il giocatore, nonostante prenderebbe sempre 3 milioni di euro per di ingaggio. Quindi queste sono soltanto le notizie un pochino più importanti, a parte poi l'acquisto ufficiale di Bakayoko. Quindi e direi che con questo video vi possiamo dare appuntamento alla prossima puntata di Serie A Star, e fateci sapere come sempre le vostre opinioni, i vostri che cosa ne pensate, chi doveva prendere una, l'altra, eccetera. E vi risponderemo venerdì, probabilmente ci sarà la live di fine mercato, quindi vi terrò aggiornati io sugli ultimi colpi di mercato e lo seguiremo assieme. Un saluto a tutti, ciao!